roba. È stato notato un certo movimento nella base americana. Forse è arrivato un carico di gelati. Se preparano un'avanzata. Con la luna piena? Dagli americani c'è da aspettarsi di tutto. La sua unità è pronta, no? I miei uomini sono soldati scelti e sono sempre pronti. Il punto di forza del nostro schieramento è la batteria M. A lei e ai suoi uomini affido il compito di proteggerla, ad ogni costo. Signor colonnello, può contare su di noi. I nostri carri armati avanzeranno da due direzioni, cogliendo i tedeschi di sorpresa. Sappiamo dalla ricognizione aerea che non vi è segno di attività nelle loro basi, e neanche negli avamposti. Ma l'ostacolo da superare è questo. La loro batteria fortificata è in grado di fermare la nostra avanzata. È munita dei cannoni più potenti di tutto il fronte africano. Perché non sferrare l'attacco più a sud, tirandola? Quella batteria ha una portata di 20 miglia. E il terreno non ci consente tanta ampiezza di movimento. Inoltre annulleremo l'elemento sorpresa. Potremmo chiedere alla nostra aviazione di bombardarla di nuovo. A che serve? È in caverna e ben protetta quella maledetta batteria. No, no, no. Ci è già costata troppi aeroplani. Che altra soluzione c'è? Lei, maggiore. E i suoi commandos. Ancora 20 minuti di esercitazioni. Sì, sì. Alle 3 voglio tu il reparto schierato qui per l'ispezione. Capitano Vincent, il maggiore la vuole subito al comando. Va bene. Continua pure, capitano. Capitano, i ragazzi cominciano ad annoiarsi. Spero si tratti di una missione. Speriamo. I nostri carri muoveranno stanotte alle 3 e per quell'ora la batteria deve essere già distrutta. È luna piena. Per questo.
I tedeschi certo non se l'aspettano. Dove ci lancerete? Vicino a queste rovine, dove apposterai degli uomini che attireranno su di loro i tedeschi, mentre tu e gli altri tre proseguirete con i cammelli. Nell'oasi troverà lo sceicco Faisal. Vi guiderà lui verso la montagna dove è piazzata la batteria. Il nome codice della nostra operazione è Red Devil. In bocca al lupo. Grazie. Sergente, ho un'idea fissa. È impossibile. E perché è impossibile? Le idee nascono dal cervello e tu cervello non ne hai. Che cosa ti agita, Steve? Dover andare sul cammello fa venire il mal di mare. Allora è inutile mi sia fatto cacciare dalla marina. Chiamo base! Chiamo base! Qui base! Avvistato un lancio di paracadutisti! Mettete in allarme la batteria M! Inviate un ricognitore per controllare i loro movimenti! Noi dirigiamo su di loro! Passo e chiudo! Voi è il capitano Vincent. Sono io. Salam aleikum. Dovete affrettarvi. Sente. Pattuglia tedesca si sta avvicinando. Abrams e Steve vengono con me. Tutti gli altri rimangono con Kelp. Impedite ai tedeschi di seguirci. Dove ci ritroviamo? Se ce la facciamo, alle rovine. Ok, capitano. Andiamo, ragazzi! Ostiaccio. I cannoni tedeschi sono sul lato nord di quella montagna, in un punto inaccessibile. Oltre le dune comincia la roccia, un ripido canalone vi porterà proprio dietro la batteria. La salita sarà dura, ma nessuno potrà vedervi o sentirvi.
Yalla! Carro 3, avanti di pattuglia. Noi intanto aggireremo l'oasi sulla sinistra. Nessun superstite. Due di guardia ai carri, gli altri mi seguono. Avanti! Al riparo! Prendeteli alle spalle, io li tengo a bada. Sì, signore. Vai! Attento! Figlio di... Beh, sei stanco di campare? No, capitano. Solo stanco. Le auto blindo, fatele saltare. Ci hanno fregati. Dal quartier generale, urgente. Dal quartier generale, divisione corazzata. Dare immediatamente inizio all'operazione. Avanzare fino alla zona prestabilita. Mimmel, americani, guardala. Yeah, sono carri armati pesanti. Sono centinaia e avanzano verso le nostre linee. Attuale posizione 212403. Segnala immediatamente le coordinate alla batteria M. Allarme generale. Il 12° Panzer muova subito secondo il piano d'emergenza. Sì, sì, ricevuto. Ripete e confermo le coordinate. 212403.
Ok, ricevuto, chiudo. Comunica subito al comando che i carri sono fermi, al limite della portata dei cannoni tedeschi, come convenuto, e restano in attesa di ulteriori ordini per avanzare. Notizie di Vincent? Ancora nessuna. L'aereo è rientrato, il lancio è stato effettuato con perfetta regolarità. Non possiamo metterci in contatto radio. È troppo pericoloso, possono intercettarci. Se la batteria non viene ridotta a silenzio, dobbiamo rimandare l'attacco. Americani fermi fuori tiro su coordinate 06460. C'è nessun colonnello tra noi, soltanto ufficiali inferiori che non contano niente. È un piacere sentirglielo dire. La finisca, Smith. Come faccio a spiegare l'odore di questi calzoni? Beh, puoi dire che dalla paura te la sei fatta sotto. Smith. Signore, non devi dire signore. Chiamami Joe. Sarà un vero onore, signore. Non mi sembra il momento adatto per fare lo spiritoso, Smith. Cerchiamo di confonderli. L'importante per noi è guadagnare tempo. Siamo d'accordo? Certo. Albert. Così va bene. E adesso liberiamoci subito di questo cappotto. Papà! Dove eri andata a finire? Sono stata così in pena. Tu ti preoccupi troppo. Sei come tua madre. Se mi preoccupo, ne ho tutte le ragioni. Sono venuti di nuovo a cercarti dei soldati tedeschi. Sono convinta che hanno dei sospetti. Ma no, loro sospettano di tutti, Janine. Thank you.
Also raus! Schnell! Maggiore, raduni subito i suoi uomini. Appena riceviamo notizie dal nostro contatto radio, dovete essere pronti a partire nel giro di pochi minuti. Auguri, Vincent. In bocca al lupo. Buongiorno a lei, maggiore. Siate i benvenuti. Spero che il viaggio non sia stato troppo scomodo. No, una meraviglia a confronto delle tradotte inglesi. Grazie, signor... Smith, signor maggiore. Grazie, Smith. Ma lei è ferito. Dirò all'ufficiale medico di darle un'occhiata. Qualche altro ferito? Lei ha qualcosa alla spalla. Guardia! Chi è? Prega l'ufficiale medico di venire subito qui. Io voglio, ma io. Ho avuto l'ordine di interrogarvi. Per me è un compito ingrato. Io sono un soldato e non un poliziotto. Vi sarò riconoscente per ciò se vorrete collaborare. Dunque, chi di voi è il colonnello? È anche nel vostro interesse rispondermi subito. È lei forse? No. O lei? No. E non potrei essere io, eh? Sì, non posso escluderlo, Smith. Ma se così fosse, la stima che ho per l'esercito inglese subirebbe una grave scossa. Devo avvertirvi che in questo comando c'è anche un ufficiale della Gestapo. È molto impaziente di procedere lui a questo interrogatorio, usando i suoi sistemi. Siate ragionevoli, signori. Non avete nulla da guadagnare e molto invece da perdere. Signori. Chiamo Donald, chiamo Donald. Qui Donald, siamo in ascolto, passo. Fulman. Chiamate il maggiore, li ho intercettati. I prigionieri sono stati condotti al comando della Wehrmacht. Dovete agire subito. Passo. Ricevuto. Stabiliti il punto d'incontro. Passo. Vi aspetterò. Al posto Z della carta. All'alba di domani. Passo. Ricevuto. Passo e chiudo. Individuate la posizione della trasmittente. Non c'è un istante da perdere. Ah, che Bauer si tenga pronto con macchina e moto di scorta. Io aspetto in ufficio. Tutto pronto, maggiore. Bene, andiamo. Avanti. Grado e nome. Tenente pilota Charles Wingham, della Royal Air Force. Così va meglio. E chi è nel vostro gruppo il colonnello che cerchiamo? Non c'è nessun colonnello. Di che si tratta? Un lavoretto. Era ora, non ne potevamo più. Gli inglesi hanno perso un aereo ieri notte. Non ne hanno un altro. Non di quel genere. In quell'abbattuto c'era un colonnello, un certo Albert Steele. E che ha di speciale?
È un ufficiale incaricato di coordinare la strategia delle nostre armate con quelle russe. Tornava dal fronte orientale con disposizioni importanti. Se non può riferirle subito al comando supremo è un guaio. Quindi ci serve e immediatamente. Ok, ragazzi, a bordo. Ora può dirci dov'è il punto Z? In una chiesetta isolata. Vieni fuori, Rateau! Non fare l'eroe, non hai scampo! La casa è circondata! Giù quel fucile! Schnell! Voi nel pagliaio, gli altri nella stalla. Cercate ovunque! Voi altri, perquisite la casa da cima a fondo. Papà! No! Lasciate stare mio padre! Non ha fatto niente! Jalie! Prendetela. Tenetela, vada voi. Bauer, porti quest'uomo nell'auto e che non parli con nessuno. Non lasciarmi solo, eh? È capace di graffiarmi di nuovo. Che cosa ha intenzione di fargli? Per ora lo porteremo al comando. Potrò vederlo, almeno. Non mi dica di no, la prego. Non lo so, ma sarà difficile. Signor Maggiore, ecco la trasmittente. Era nella stalla. Bene. Vai, sarà soddisfatto, no? Ciao, ma vede. Ciao. Per lei, signor Maggiore. Pronto? Sì, sono io. Bene. Il padre ha telefonato al prete di San Bartolomeo subito dopo il messaggio radio che abbiamo intercettato. Lo ha informato che doveva vedere degli amici all'alba. Andiamo. Roger, tu vieni con me. Voi rimanete qui con Kel. E occhi aperti, eh?
padre. Oh, Dio mio. Siete già arrivati. Non abbia paura. Dica piuttosto. Non è ancora qui la persona con la quale dobbiamo incontrarci. No, no. Questo no. No. Accidenti. Ecco i tedeschi. Diamogli addosso. Sta giù, non fare sciocchezze. L'ordine è di star qui, capito? Seguite sempre il curriculo. Questa è una chiesa. Posso chiedervi perché osate profanare così un luogo di culto? Forse una ragione c'è, padre. E può dircela lei. Bauer, faccia perquisire la chiesa. Cercate dappertutto, anche nel chiostro. Agli ordini, signor maggiore. Haller, Krause, Schnell. E adesso a noi due, reverendo. Le conviene essere sincero. Jean Rattoli ha telefonato questa notte subito dopo essersi messo in contatto radio con il nemico. Che cosa voleva da lei? Questione riguardante il mio ufficio di salute. Stia attento, padre. Sappiamo che doveva incontrarsi con degli amici, probabilmente dei sabotatori. Se conosce il luogo dell'appuntamento e non ce lo dice, lei viene meno al suo dovere. L'avverto che le conseguenze sarebbero estremamente gravi per lei e per il paese. Grazie, maggiore, dell'avvertimento. Le assicuro che fa tutto il mio dovere. Dovete nascondervi, ci sono i tedeschi in giro. Non siamo qui per nasconderci. Ci manda il prete, vogliamo notizie di suo padre, non era all'appuntamento. Sì, sì, lo so, venite. Doveva finire così. Io me lo sentivo. Dicevo sempre a mio padre, smettilo, finiranno per prenderti. Da un pezzo lo tenevano d'occhio. Già una volta lo avevano interrogato. Voi non potete sapere come si vive in un paese occupato. Non mi ha dato ascolto. Ha voluto usare di nuovo la sua radio. Ieri era stato fuori tutto il giorno, aveva saputo qualcosa di importante. E questa mattina l'hanno arrestato. Chi è venuto a prenderlo? Il comandante della zona, il maggiore Heinrich Meinecke, con molti soldati. Hanno perquisito la casa e trovato la radio. Meinecke? Sì. È migliore di tanti altri, ma lo odio lo stesso. Io odio tutti i tedeschi. Andate via. Toglietevi subito dai piedi. Prima che me ne penta. Siamo di nuovo nemici. Uno contro l'altro. Allora buona fortuna e arrivederci. Non arrivederci, capitano. Addio. Il mondo è piccolo, amico. Se ci ritroveremo di fronte, tanto peggio. Uno di noi due creperà. Che cos'ha, maggiore? Niente, niente. Solo... sto bene. Janine, lei sa dove hanno portato suo padre? Alla villa, dove è il comando di zona. Forse il maggiore mi permetterà di vederlo. Che cosa? Sì, forse mi concederà un permesso speciale. Allora lei potrà esserci utile e darci informazioni di estrema importanza. In quella villa i tedeschi hanno portato un ufficiale inglese al quale teniamo molto. Per questo siamo qui, per liberarlo. Ha capito?
Ma allora voi, se entrate nella villa, potrete portare in salvo anche mio padre. Se lei ci aiuta. Oh, è magnifico. Ehi, senta, l'avverto che anch'io andrò a liberarlo, sa? Lo so, ma che vuol dire con questo? Vuol dire che vorrebbe avere un bacio anche lui. Oh, io bacio solo gli ufficiali. Uno dei pochi privilegi del grado. Venga, le dirò che deve fare. Major Meinecke, bitte. Ja, Fräulein. Lascio la bicicletta. Ist gut, Fräulein. Soll ich vorhin hochanziehen? Federbüren! È inutile che lei mi supplichi. Per noi suo padre è una spia e verrà giudicato come tale. No. Lui stesso non ha potuto negare di aver passato delle informazioni al nemico e questo è un grave reato. Ma lei è un soldato e sa che non è un reato, ma... Anche i tedeschi che cadono combattendo amano la loro patria fino al sacrificio estremo. Maggiore. Yeah? La prego. Ah, sì. Caporale. Ja, wohl, Herr Major. Controlla quel cestino. Poi... tirato tra queste rovine, far saltare la batteria. Ora possiamo scatenare l'attacco. La via è libera e scalderemo il sedere ai tedeschi col fuoco dei nostri carri. Sì, signor generale. Questo è Kelp, il sergente non ha pelle dura. A
Attenti! Al riparo, vi copriamo noi! Ah, lasciatemi, non è niente! Ricongiungiamoci ai nostri! Schnell! Cerchiamo di raggiungerlo! Indietro! Siamo tra due fuochi! È in salvo, capitano. Qui siamo al sicuro per un po'. Dove siamo? Nella caverna, signore. Gliel'abbiamo fatta. E le armi? Dov'è la mitragliatrice? Dov'è? Abbiamo dovuto abbandonarla. Ci faranno a pezzi se non troviamo un riparo. Con la mitragliatrice.
mitragliatrici, qui possiamo resistere a lungo. Andate a prenderla. Andate. Infiliamoci in quella grotta. Kel, indietro, ripiegate. A quanto sembra, capitano, questo round è mio. Non vi resta che accettare la sconfitta, tirar su le mani e farvi disarmare dai miei uomini. Billy, leva gli armi, pugnali, munizioni. Los, los! Un momento, capitano. Giorgio Vincent, vero? Siamo qui e tanto vale che ci presentiamo. Io sono il capitano Heinrich Meinecke. È lei che ci ha dato filo da torcere stanotte? Le ho detto che c'è un mio uomo ferito là fuori. Dove? Davanti alla grotta. Tagliati fuori, eh? Sì, capitano. E io ho fatto dei prigionieri. Sì, capitano. Sono un gran fesso. Sì, capitano. No, capitano. Capitano Vincent, il suo uomo si trova a una trentina di metri. Sotto il fuoco della vostra artiglieria. È difficile che sopravviva. Chiedo di andare a prenderlo. È un permesso che io sono pronto a concederle, se lei mi dà la sua parola che non scapperà. Capitano. Le do la mia parola. Franz. Comandi. Aiutano il sergente a portare qui l'americano ferito. Sì, signore. E laggiù. Indicazione. Billy, accendi subito un fuoco. Kel, dammi la borraccia. Steve, strappa un pezzo della tua camicia, gatto. Farfluchtaut! Ma devo mettermi una divisa americana perché qualcuno venga a darmi una mano o devo star seduto qui, a morire dissanguato, Donnerwetter? Se fai tanto chiasso, molto male non devi stare. Su, levati la scarpa e risparmia il fiato. Ah, mi levo la scarpa. E già per il sergente è tutto facile. Ma se mi levo la scarpa, sono sicuro che viene via con tutto il piede. Thank you.
Che ne prende? Niente, mi ero dimenticato che sono ferito al braccio. Prendi la borsa. Questa è vera. Prima ci facciamo a pezzi e poi cerchiamo di riaggiustarci. Lì c'è la guerra, capitano. E a chi piace? Oh, a tanti. C'è chi la fa per fanatismo politico e ci guadagna dei bei milioni. C'è anche chi ci sguazza per crudeltà. Ne conosco molti. E a lei piace? No, chiedo scusa, capitano. La domanda l'ho fatta prima io. Io ero un civile. Se avessi voluto, potevo restarmene a casa. Ma dopo il bombardamento di Barba, ho capito che la violenza stava sommergendo il mondo. Non ho arruolato. Lei è nazista? Io sono per l'onore del popolo tedesco e la vita di una nazione di sopra di un partito. Abbiamo subito troppe ingiustizie. Dopo l'ultima guerra ci avevano ridotti all'impotenza. Non si può uccidere una nazione. Il Führer ha fatto risorgere la Germania e non posso ignorarlo. È una guerra. Sì, ci sono cose sulle quali non sono d'accordo. E non possiamo tornare indietro. Anche se avessimo sbagliato. Capitano. Capitano. Cerco di star calmo, Pitt. Presto ti porteremo via. Non gliela faccio. Non gliela faccio più, capitano. Ho un dolore d'inferno. Per me è finita. No, vedrai, ti porteremo in un ospedale. Ti rimetteranno a nuovo. Non ne posso più di soffrire, capitano. Io impazzisco. Prenda una pistola e mi ammazzi. Voglio morire. Le armi le avete voi. Lei è convinto che siamo degli assassini. Billy, Yavol! Il soldato americano sta morendo e ci ha supplicato di abbreviargli l'agonia. Spargli. Farlo lei, capito? È un suo soldato. Tutti fuori, svegli. Ci metto. Della vostra. Dobbiamo sgombrare da qui. Non abbiamo più viveri e pochissima acqua. È l'unica soluzione. Dove siamo diretti? Confesso che non lo so anch'io. Verso le nostre basi, dove eravamo ieri. Anche se forse ci troveremo i vostri. Non è detto che ci arriviamo. Con questa tempesta di sabbia e senza bussola. È vero, so che è un azzardo. Ma siamo intanati di sete. Ha qualche obiezione da fare? È lei che comanda. Voi come vi sentite? Io sto bene. A me la cancrena è già cominciata, quindi... Avanti. Thank you.
Idiota! Metti via quella borraccia! L'acqua è preziosa! E dobbiamo farcela durare! Siamo persi. Sì, penso anch'io. Non le viene nessuna idea? Non possiamo seguitare così. Io direi intanto di gettar via le armi e le munizioni. A che servono ormai? Sono un peso inutile. Eh? D'accordo. Li guardi. A questo punto siamo tutti uguali. Tutti uomini sfiniti che lottano per sopravvivere. Moriremo di sete tutti quanti, noi e voi, tedeschi e americani. Siamo nella stessa barca ormai. Gettate le armi e le munizioni. Tutto ciò che non è indispensabile e che vi ingombra. Almeno la marcia sarà meno faticosa. Avanti, in cammino. E potremo riprendere fiato. Ancora uno sforzo. Coraggio, camminate. Penso a un posto incantevole, una spiaggia a Miami. C'è un bel lago vicino a Passau. Cominciamo a dare i numeri. Capitano, guardi! Fermati! Vieni qua! Laggiù, capitano! Torna indietro, idiota!
È un campo minato! Billy! Capitano, il comando mi ha dato una carta dei vostri campi minati. Sarà utile anche a voi. Perdant namal. Che l'effetto? Non serve a un accidente. È una pianta falsa. Il servizio segreto ha fatto in modo che cadesse nelle vostre mani. Capitano, io mi intendo di campi minati. Sono sempre a triangolo. Tre mine collegate tra loro. Una volta disinnescata la principale, le altre non esplodono. Non è difficile. Non è difficile se uno sa farlo. Altrimenti sono guai. Nel nostro reparto, gli uomini sanno sempre bene quello che fanno. E se non lo sanno, ci provano lo stesso, comunque vada. La mina principale? Speriamo, sarebbe una bellezza. Avevo ragione. Erano proprio messe a triangolo. Ce la farete. Adesso. Sono i miei camerati. Sono i miei camerati. È stato fortunato, eh? Grazie a Müller e alla nostra alleanza. E ora, che ne faccio di voi? Non c'è problema. I suoi uomini sono lì, quindi i nostri non possono essere lontani. Una pattuglia ci ritroverà. La nostra avventura è finita. Ci siamo aiutati
Come se fossimo amici e non ci fosse la guerra. E ora abbiamo raggiunto la salvezza. Potevamo finire tra gli americani. Ma per mia fortuna non è andata. Perciò tutto ritorna come prima. Siete miei prigionieri. Non mi faccia ridere. Andate via. Toglietevi subito dai piedi. Prima che me ne penta. Siamo di nuovo nemici. Uno contro l'altro. Allora buona fortuna e arrivederci. Non arrivederci, capitano. Addio. Il mondo è piccolo, amico. Se ci ritroveremo di fronte, tanto peggio. Uno di noi due creperà. Che direzione prendiamo? Andiamo a ovest. Perché a ovest? Sono diventato poeta. Mi piace il tramonto. Präsentiert das Gewehr. Rührt euch. Mi scusi, maggiore, è arrivato un dispaccio urgente. Venga nel mio ufficio. Sì, signore. Bauer. L'unità americana attestata sull'altra sponda del lago ha ricevuto rinforzi. Disponga che i reparti si tengano in stato di preallarme. Sì, signor maggiore. Provvedo subito. E adesso quel dispaccio. Che dice? È una segnalazione urgente, arrivata dal quartier generale. Lo legga. Aereo da trasporto inglese abbattuto questa notte sulle montagne della vostra zona. Con l'equipaggio catturato sembra trovarsi un colonnello. Necessario identificarlo e interrogarlo, perché ritenuto in possesso di importanti informazioni. Il maggiore Meinicke proceda subito personalmente a richiesto interrogatorio. Dove sono i prigionieri adesso? Stanno portandoli qui, in camion e sotto scorta. E il camion slitta. Il valico è a 5 chilometri. E sull'altro versante non c'è più neve. Ah, meno male. Giuste, Berti! Leiter! Cosa ti hanno fatto? Oh. Non piangere. Non piangere. Sto bene.
Bauer, Meinecke, è qui la figlia di Rateau. Le ho dato il permesso di vedere suo padre. È con lui adesso. Ascolti, quando va via la faccia seguire. Può essere utile. In mancanza di Rateau forse si metterà. Sopravviverò. Fate sparire quella moto. Mortimer, Duffy, prendete le divise di quei due. Alle, rispondi, coraggio. Ci tenevi tanto a sfoggiare il tuo tedesco? Alles ruhig. Weiter überwachen und falls besondere Vorkommnisse sofort melden. Jawohl. Per un po' non richiameranno. Kel, piazza una vetta. Poi Janine ti medicherà la gamba. Nascondiamo la moto e tu, Harley, restali accanto casomai ti chiamassero. Mangiamo le nostre razioni, la notte sarà lunga. Quanto a lei, Janine, dato che è entrata nel loro quartier generale, mi farà una descrizione della villa e della dislocazione delle celle. Studieremo un piano. Ein Herz in Lein, ein Herz in Lein. Brava e coraggiosa. Harley, infila quella divisa e parti fra 5 minuti. Bald gibt darum. Da drinnen ist ein Offizier. Da muss etwas kaputt sein. Sonst erklärt sich das nicht, Menschenskind. Komm, hilft mir! Der Wagen ist kaputt! Komm! Los! Zurück! Abbiamo appena il tempo per arrivare ai reticolati dietro la villa. Ci guidi lei.
Wache! Zu Befehl! Quanto manca? Poco ormai, ma sono sfinita. Allora, coraggio, andiamo. Bauer, novità sulla figlia di Rateau? Hanno fatto rapporto 2 ore fa. Niente di nuovo. Tenetemi al corrente. Che succede? Date l'allarme! Finalmente, meglio tardi che mai. Aiutalo, Duffy. Dove sono gli altri? In fondo al corridoio. Fate presto. La centrale elettrica. Buona sapersi. State calmi. Siamo comandos americani. Abbiamo soltanto pochi minuti. Chi di voi è il colonnello Steele? Non usciamo vivi di qui se perdiamo tempo. È soprattutto lui che dobbiamo salvare e molti ci lasceranno la pelle per questo. Allora, colonnello. Ho capito. Colonnello Albert Steele del secondo fucilieri, sposato con 2 figli, John e Cathy. Nato a... Sono io, maggiore. Finalmente, lei venga con me. Cat, porta gli altri nell'armeria, poi ripiegate verso il reticolato. Muoviamoci. Seguitemi. Da questa parte. Su.
Andiamo. A Kelp di far saltare la centrale e che poi mi raggiunga. Maggiore! 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 Quasi! Ecco la prova! Maledetti! Commandos americani! Non si tratta di sabotaggio! Vogliono liberare il colonnello inglese! Tutti gli uomini alla villa! Complimenti, maggiore. Mortimer la condurrà in salvo. È già tutto organizzato. Lui sa cosa deve fare. Auguri. Per merito suo potrò portare a termine una missione decisiva per l'esito della guerra. Grazie. E buona Contenta, Janine? Sì. Non c'è tempo ora. Americani. Su, andiamo. Signor Maggiore, guardi lassù. Donnerwetter, paracadutisti.
proprio tu. Lo sapevo che ci saremmo rincontrati. Destino. L'ho salvata, maggiore. No, lui mi ha salvato. Tanto tempo fa. Lo conosceva, maggiore? Sì. Era un suo amico. In guerra non ci sono amici. Solo vivi e morti.